Signori, incredibile ma vero, il primo episodio di Power Wash Simulator è stato un successo di proporzioni bibliche, non sto scherzando, il miglior video degli ultimi 2 mesi. Qualcosa di incredibile, ma mi fa veramente piacere, ed eccoci qua, pronti effettivamente a ripulire un sacco di oggetti e luoghi che a quanto pare sono stati devastati dalla gente. Cioè, guardate che roba. Come prima cosa dobbiamo ripulire la moto del noto campione di motocross, Franchino Rossi. Beh, lo conoscerete tutti, lo seguirete sicuramente quando ci sono le gare. No, no, Valentino Rossi. Chi conosce Valentino Rossi? Il mitico Franchino Rossi è un campione di fama internazionale. E per non farci mancare nulla, mi hanno chiesto anche di ripulire il parco dei bambini, che onestamente era bellissimo prima che facessero una festa di compleanno. I bambini si sono messi un attimino a giocare con il fango e lo hanno letteralmente devastato. Vi giuro, il sindaco era disperato, mi ha detto: Lon, ho visto il tuo video, solo tu puoi ripulirlo, ti diamo solamente $500 perché il comune non c'ha soldi. Ma vabbè, dettagli. Allora, iniziamo da qualcosa di semplice: la moto di Franchino Rossi. Porco cane Franco, come l'hai trattata sta povera moto? C'è fango letteralmente dovunque, in ogni centimetro quadrato di sto povero veicolo. Non so neanche come abbia fatto a portarlo fin qua. Ma vabbè, dettagli. Allora, dovremmo poter utilizzare tranquillamente la manichetta da 25. Non penso ci siano troppi problemi. Ah, lo sporco è leggermente ostinato, ma neanche troppo. È un lavoro abbastanza veloce. Possiamo fare l'effetto prima e dopo direttamente in tempo reale, signori. Scusate, guardate che spettacolo dopo che il DeLong Gamer ci ha schizzato soprattutto. Guarda, guarda, guarda. Cioè, questa mi è uscita un po' male, ma ci siamo capiti. Ecco qua, non devo neanche usare dei prodotti, basta che passiamo con il nostro oggetto d'acqua e uila. Ammettiamolo, quando togli lo strato di fango, ci sarà sicuramente anche un po' di franco, ma vabbè, dettagli. Puoi vedere che sotto c'è un piccolo gioiellino. Abbiamo già ripulita al 70% la parte frontale e in condizioni pietose. Ma voilà, tiriamo fuori il grande e grosso idropulitore del DeLong Gamer. Ehi, men che non si dica. Olè, abbiamo ancora zone sporche dove ha tendenzialmente sui cerchioni. Sì, in effetti qua lo sporco è veramente molto ostinato. Anche la parte sotto. Mi ero dimenticato quanto sto gioco fosse bastardo e gli piacesse sporcare gli anfratti anali dei vari oggetti. Guarda che schifo. Mamma mia, Franchino, non ti seguo più in televisione, eh. Ok, c'è la marmitta qua che è lercissima. Perfetto, diamo un ultimo colpo anche ai cerchioni e agli pneumatici. Ottimo. Dovremmo aver praticamente fatto, siamo al 96%. È vero, il manubrio è sporchissimo qui. Ok, dai, gioco, approva il mio capolavoro. Guardala, guardala, è praticamente bellerrima. L'abbiamo riportata a uno stato utilizzabile. Senti il ding, quel meraviglioso suono che ti dà delle grandissime soddisfazioni. Siamo al 99%. Dai, cos'è che resta di sporco? Schizzato dappertutto, santo cielo. Neanche in certi film che trovi su certi siti schizzano così tanto e così bene. A posto? No, gioco? Dove? Cos'è che manca? Cos'è che manca? Voglio vedere. Abbiamo il 99%. Cosa sono i fairing? Oh, alleluia! Ho letteralmente schizzato dovunque per 3 minuti senza un minimo di rispetto. E finalmente la moto. Ragazzi, guardate che spettacolo. Vediamoci anche il replay. Franchino, adesso puoi tornare a correre libero e felice come un motociclista, eh. Non sta a preoccuparti di tuo cugino Valentino, che tanto, come ho detto, non lo conosce nessuno. Il problema è che mi hanno pagato solo $75. Vabbè che ho lavorato per pochi minuti, non dico di no. Allora, la casa mi sembra, a mio avviso, più semplice da ripulire. Ma sono incuriosito dal parco giochi. Maronna, sarà un incubo. Signori, sarò onesto con voi, mi pento amaramente di aver accettato questo incarico. Volete sapere perché? Secondo voi è un po' sporco questo parco? Che dite? Guardate che roba, devo ripulire anche tutti gli interni delle giostre. E finché si tratta di fango, forse non impiegherò più di tanto tempo. Ma nelle zone con il muschio, lo schifo, soprattutto sui tettucci... Oh no, guardate sto povero dinosauro, ma dai, vergognatevi ragazzi, non fate bambini perché io non ho intenzione di passare la mia vita a ripulire sti cavolo di parchi. Maledetto il sindaco che mi paga pure poco. Allora, comincio dal bidone della spazzatura, vediamo un po' quanto è ostico lo sporco. Come hanno fatto a riempirlo di fango? Poi c'è sta palla che rompe i maroni. Scusate, fatemi mettere il giocattolo iperpotente. Te lo buco il pallone. Un pallone resistente, porco cane. Pussa via. Palla maledetta. Fuori dai maroni. A posto, perfetto. Riprendiamo da dove ho interrotto. Vediamo un po'. Sì.
Perfetto, e il bidone almeno è ripulito. Allora, in memoria dei tempi di Ark, diamo una passata a sto povero dinosauro. Guardalo. E dai, oddio, lo sporco non è neanche così tanto ostinato come potete vedere. Oh, e beh dai, rispetto a prima, decisamente molto meglio. Ci sono alcune macchioline un attimino più insistenti, però ammettiamolo, rivedere questo povero dinosauro ripulito rispetto a come era prima, decisamente molto meglio. Aspetta, anche le zampine, perché si sono sporcate di fango. Guarda tutte le scaglie. Ma dai, bambini, dovreste vergognarvi. No, non dovevano chiamare il The Long Gamer. Dovevano chiamare, a mio avviso, le famiglie, i genitori e i bambini stessi a ripulire sto schifo. Guarda, guarda il povero scivolo. E qua è parecchio ostico, devo passare almeno due volte. Aspetta un attimo, che pirla. Non questo, mettimi. Non ho l'allungamento quello serissimo, porco cane. Ho solo quello medio per adesso, perché costa troppo. Oggi volevo comprare l'idropulitrice più potente, ma mi costa 1250. 1250 dollari, porca di quelli per porca, ci vorrà una vita prima di ottenere quella somma. A quanto pare sono tutti tirchi, eh. Pensano che fare sto lavoro sia semplice, ti prendi le peggio malattie e anche i reumatismi ti vengono. Porco cane, io non so come riescono a farlo d'inverno, eh. Però dai, ridendo e ripulendo, potete vedere che lo scivolo è decisamente molto meglio di prima, disse lui, prima di accorgersi che c'erano anche i lati letteralmente lerci. Io non mi voglio arrabbiare, ma sono qua già da 5 minuti. I primi risultati si cominciano a vedere, come potete notare. Non ho ripulito niente, ho ripulito il 3%. Povero stegosauro! Ok, vediamo il pavimento, se è ostico. No, neanche troppo. C'è qualche traccia di muschio, ma per il resto potete vedere che possiamo già ammirare il classico effetto prima e dopo, senza troppi problemi. Con la nuova idropulitrice, ovviamente, il getto sarà molto più aggressivo, pertanto dovremo passare molte meno volte. Signori, ribadisco, la quarantena del Covid è stato probabilmente il periodo più felice per i parchi. Porco cane, i dinosauri finti erano felici, nessuno veniva a sporcarli di fango. Ma porco cane, anzi forse sono i dinosauri che hanno diffuso il Covid. Tutti i complottisti hanno sbagliato fin dall'inizio, ve lo dico io. Guarda qua, porco cane, devo fare attenzione perché lascio le talpate in giro pure io. Quindi devo fare attenzione a non sporcare il tutto. Però con il getto da 25 senza troppi porchi sto riuscendo più o meno a rendere questo posto umanamente riutilizzabile. Mamma mia. Ammetto, per una frazione di secondo mi ritenevo soddisfatto del risultato di questa pulizia. Poi volete sapere cosa ho fatto? Semplicemente ho salito le scale e mi sono accorto che qua sopra invece lo sporco è letteralmente dovunque. Dovrei farmi sponsorizzare da qualche ditta di prodotti per la pulizia, soprattutto quella intensiva, come in questo caso. Ditte, non lo so, porco cane, non le conosco. Veloci, scrivete al The Long Gamer, presto, dategli i soldini e dirà cose belle sui vostri prodotti. Ok, beh, dai, non ci vuole neanche troppo, siamo onesti, almeno sto punto è abbastanza decente. Io non capisco chi faccia tipo l'igienista dentale, che deve star lì veramente a fare lavori del genere, coi trapani, gli schizzi e il resto. I porchi che non deve tirare. Io almeno nel videogioco non sento poi la spuzza, santo cielo, della gente. Ah, ragazzi, lavatevi i denti. E tanto che ci siete, lavate anche le giostre, mi raccomando. Perfetto, ridendo e porconando, devo dire che lo stegosauro pian pianino sta venendo un piccolo gioiello. Se non fosse che mi manca ancora questo lato, non si nota, mob dettagli. E mi sono appena accorto che dobbiamo ripulire la panza. Come hanno fatto a sporcare di fango la parte sotto, non ci è dato sapere. E finché è fango ancora, se poi scopro che era cacca, bambini, io vi ci affogo col mio getto, ve l'ho già detto. Aspetta che gli do una pulita alle zampine. Ah, devo pulire anche l'interno delle zampine. Il bello è che non ho preso ancora un euro, no, non sto scherzando, non mi hanno ancora pagato per nulla. Allora, datemi un secondo, devo cambiare lavoro perché sennò diventi, qua i porchi volano tantissimo. Proviamo a dare una passata veloce. Oh, perfetto, alle panchine, dove lo sporco è un pochettino più ostico. A quanto pare o ci hanno mangiato i panini o non lo so nemmeno io. Guarda, guarda qua che non viene via. O è l'effetto del legno? No, credo sia l'effetto del legno. E sono io che mi sto preoccupando per niente. Aspetta. Uila. Allora c'era del colore sotto tutto quello sporco. Anzi, c'era una panchina sotto tutto questo sporco. Ed era anche una bella panchina. Mamma mia, i lavori ingrati. Ora capisco di più i poveri dipendenti comunali, soprattutto quelli delle città, che passano tutte le notti a pulire, a raccogliere l'immondizia. Fanno un lavoro decisamente sottopagato, siamo onesti. Oh no, no, non che qua sotto. E Lon, anche qua sotto. Perfetto, restano letteralmente gli ultimi angolini. Sì, perché ho scoperto che devi pulire anche nei buchini attraverso le travi. Porco cane, non ci avevo pensato, lo sporco si annidi anche nel centimetro lì. Un marone.
Cos'altro possiamo fare di veloce? Oddio, la giostra qua, come cavolo si chiama? Su questo il DeLong Gamer, negli anni 90 a Londra, si è distrutto la testa perché sono stato uno di quei bambini pirla che è andato sopra. Sì, dai, fatemi girare! Improvvisamente ho perso la presa, ho tirato una craniata. Mamma mia, decisamente molto British. Ci ho lasciato parecchi neuroni su quel parco giochi. Però guarda un po', sotto tutto lo sporco, ancora una volta, c'era una giostra. Bambini, imparate a pulirvi i piedini e tutto il resto. Non dico di fare come ad esempio nelle scuole in Giappone, dove gli studenti il pomeriggio restano a pulire, che quella secondo me in realtà non è una scusa per insegnarli a essere più adulti, ma è la lobby delle bidelle che ha deciso che i bambini devono pulire la scuola al posto loro, così non fanno nulla tutto il giorno. Ve lo dico io, anche in questo caso è tutto un complotto internazionale. Però dai, oh, ragazzi, una volta che avete passato il getto, va che spettacolo, cioè, va che spettacolo da questo lato. Poi giri e ti salgono i conati di vomito. Oh, ok, sto usando il getto da 25, se passo a quello da 40, vediamo un po'. Dai, non è poi così malaccio, alcune parti di sporco ostico restano. Però forse ce la facciamo. Che dite? Rispetto a prima è decisamente molto meglio, ma il nostro lavoro non è ancora finito, perché mi resta tutto l'anello esterno qua, che come potete vedere è lercissimo. Ammetto, per uno come me che sono daltonico, insomma, non è proprio il lavoro più adatto, perché faccio un po' di fatica a vedere dov'è lo sporco più bastardo. Però poi, oh, aspetta un attimo, non ho fatto una cosa molto importante. Non mi sono abbassato. Porco cane, guarda qua sotto. E no, che cocchio. Mi sembrava strano che la barretta non stesse scendendo più di tanto, perché mancava tutto il sotto. No, i cosi qua li ho ripuliti anche abbastanza bene. Dai, che è quasi fatta. E olè, $20 per questo. Ci ho messo quasi 10 minuti gioco. Io l'ho detto e lo ripeto, non ci pagano abbastanza. Gente che pulisce le strade tutte le notti, mi raccomando, ribellatevi al potere. Dovete far capire al mondo quanto siete indispensabili. No, mi raccomando, continuate a pulire. Senza di voi le città sarebbero dei posti decisamente peggiori. Allora, potrei provare a pulire il pavimento. Vediamo un po', forse con quello a 40. Sì dai, perfetto. Che magari mi pagano un'altra ventina. Cioè, non ho neanche la metà dei soldi che mi servono per riuscire a prendere la nuova idropulitrice. È un mondo difficile. Perfetto, nel frattempo abbiamo raggiunto il 20% ed in teoria ci dovrebbero aver sbloccato, spero, un nuovo lavoro. E abbiamo ottenuto la prima stellina, però ho pochissimi soldi. E com'è qua? Dai, non è malaccio. Tuttavia, ci aspetta ancora... Guardate, il peggio del peggio. Allora, riprendiamo il getto da 25. Prima o poi torno dallo stegosauro, e che devo alternare un po' i lavori, perché sennò mi sale il porco. Sono qui già da 40 minuti e ho fatto il 20% probabilmente. Dai, gente, guardate che spettacolo. Chiamate il DeLong Gamer. E tipo, donne, è arrivato il DeLong Gamer e vi bagna tutte. No, cioè, vi pulisce tutto. Non è che pulisco le donne normalmente, non le faccio neanche bagnare, ma per dettagli. Oh, porco cane, qua c'è il muschio. Sì, il muschio ovviamente è bastardo nel profondo. Guarda quanto è bastardo. È parecchio, ci devi passare col getto parecchie volte. Per fortuna che il gioco non tiene in considerazione che se sgratti troppo, in teoria rovini la verniciatura dei vari oggetti. Almeno da sto punto di vista sono stati un po' più magnanimi. Posso passare dallo scivolo? Vediamo un po'. Piano, ce la faccio. No, sono troppo grande. No, ok, yay, ho conquistato la casetta. Allora, getto da 25, vediamo se ce la fa a pulire il tettuccio. Pare di sì, devo capire solamente se posso comprare più boccette di detergente. Nei commenti mi avete detto che in teoria si dovrebbero poter ricaricare i contenitori. Tuttavia, a $10 a boccetta, voglio dire, e io qua la nuova idropulitrice non riuscirò mai poi mai a comprarmela, siamo onesti. Ok, ammetto, ci è voluto più tempo del previsto, anche perché questi punti qua sono più bastardi, visto che devi coprirli letteralmente da tutti i lati. Mi servirà probabilmente una scala. Però pian pianino, devo dire che quasi mi viene voglia di mandare i miei futuri figli a questo parchettino. Perché di solito se entri ti pigli, oh non lo so, l'ebola, molto probabilmente, pieno zeppo di malattie. La roba scura che vedete a terra, io comincio a pensare che non sia fango, ma probabilmente colonie di batteri. Mamma mia, malattie strane che porco cane a quanto pare qua stanno proliferando. Oh no, il legno colpisce ancora, guardate bene. Devo pulire di nuovo fra i buchini. Gioco, dai, non fare il bastardo. Ci ho messo una vita a ripulire.
il pavimento di sta cavolo di giostrina. Devo dire che mi ritengo anche abbastanza soddisfatto. Cioè, manca ancora parte di ste paretine maledette. Mamma mia. Per $500, santo cielo, se andavo a vendere certe parti del mio corpo in autostrada, come dico sempre, decisamente ci avrei guadagnato più soldi e meno malattie, questo è poco ma sicuro. E questa è solo la torre, ragazzi, questa è solo la torre. Poi, se notate bene, hanno anche fatto il legno, quello con le scanalature. Quindi devo praticamente andare a bagnarlo seguendo tutti i lati e la direzione poi delle venature del legno, perché sennò lo sporco si annida dovunque. Lo sporco è bastardo nel profondo. Peggio dei bambini che a quanto pare venivano in questo maledettissimo parchetto. Guarda, sporco dovunque. Se ripulisco tutte le torri, $120. Sì, aspetta e spera. Aspetta e spera. Allora, non manca molto, mi restano poche zampe. E il nostro povero stegosauro dovrebbe essere praticamente bello che nuovo. Come ho detto, alterno i lavori perché mi sta salendo non la depressione, di più, guardalo, povero stellino. Tranquillo, ti rimandiamo su Ark, non preoccuparti. Posso essere onesto, più pulisco e più mi sembra che gli oggetti si risporchino da soli. Porco cane, stanotte avrò gli incubi con le idropulitrici. Dai, piccolino, non essere triste. Vedi che in men che non si dica, il gioco dirà ding e te lo pulisco tutto io da solo in automatico. Ha funzionato, ha fatto ding. Guardatelo, quanto è bello adesso. Il mio povero stegosauro. Bellerrimo! L'unico oggetto che sono davvero riuscito a ripulire da cima a fondo, maronne! Un'impresa veramente titanica, guarda qua, malapena ho fatto lo scivolo e l'interno della casetta. Per quanto... Oh, ragazzi, si nota una differenza... leggerissima differenza cromatica, dovete sentire la differenza di porchi! Non c'è differenza, volano in continuazione! Per fortuna che questo gioco non devo fare troppo commentari, perché sennò dovrei fare un video che dura 4 ore, siamo onesti. Ah, questo è uno di quei giochi su cui non farei mai una live, perché sarebbe letteralmente piena zeppa di beep per censurare tutto quello che mi passa per la testa. Mamma mia. Ok, vi faccio godere un altro po'. Guardate come pian pianino riusciamo a riscoprire la pulizia e il colore sotto tutto quel cattivissimo sporco. Guardatela. Non è la panchina più sexy che abbiate mai visto? Satisfactory. Peraltro mi sono appena accorto che mi hanno anche dato la scala. Anzi, tecnicamente me la sono portata via io da casa. La possiamo mettere in diversi punti, tipo qua, e mi permette di arrivare, ora ho capito come, direttamente sul tettuccio, dove è pieno zeppo ancora una volta di fango. Da queste parti a quanto pare non piove acqua piovana, piove direttamente il fango. Oddio, il fango non è così ostico. Forse con quello da 40, se siamo fortunati. Sì, il problema è che l'inclinazione, il rischio di volare di sotto, e quindi è un po' difficile riuscire a pulire adeguatamente il tutto. Proviamo a fare in orizzontale così, forse... dai! Non viene neanche così male, resta un po' di sporco, soprattutto sui bordi, dove ci sarà effettivamente il cavolo di muschio. Dannazione, i punti più alti sono anche quelli più ostici, perché mi perde, come potete vedere, troppa pressione. E purtroppo non abbiamo ancora l'ultima estensione. Allora, mi diverto casomai a fare queste zone dove... Anche qua il fango è ostico. Oh, ma lo sporco ostico lo trovo sempre io. Aspetta, vediamo un po' se riesco a togliere questo senza troppi problemi. Gioco dice sì. Ma poi gioco mi dice anche, lo sai che le tavole sono inclinate? Quindi le devi ripulire anche da sotto. Vi giuro, ogni volta che premo tab, il mio piccolo cuore muore male, santo cielo. Guarda lì. Quanto sei ostico, niente da fare, mi tocca passare a quello da 15. Ho cercato di non utilizzarlo quasi mai, perché la quantità di superfici da pulire qua non è over 9000, è molto di più. Mamma mia, però ammetto, quando passi quello da 15, beh dai, forse è anche più pressione. Oh, non ho pensato ad utilizzarlo, soprattutto per raggiungere le zone un po' più alte. Oh, un po' meglio, ma di sicuro dovrò andare lassù con la scala. Ammetto, in una giornata così calda, quasi mi vorrei divertire pure io con un'idropulitrice. Tutta sta roba, ricordiamocelo, ragazzi, tecnicamente ti schizza addosso. Se avete utilizzato più volte l'idropulitrice, o anche una sola volta, vi accorgerete che il fango dalla superficie finisce sul vostro bellissimo corpo. Ok, fammi vedere questa in che stato è. Oh! Oh! Ok, ora ragioniamo molto, ma molto meglio. Poi ti ricordi che c'è anche l'altro lato e piangi male male dentro di te. Perfetto. Io giuro che se fanno ritornare i bambini in questo parco, do fuoco a tutto, bambini inclusi. Non risporcherete questo piccolo angolo di paradiso. Appena il 39%. Come faccio? Come faccio io? Stego, quanto sei bello, almeno tu, santo cielo.
Ok, pian pianino la torre comincia a essere un luogo decisamente molto più ospitale. Mi ha scritto il sindaco perché mi ero sbagliato, al 20% non abbiamo sbloccato un lavoro, ma lo abbiamo sbloccato solo adesso. Oddio. Mi prendo una pausa di 5 secondi, ragazzi, perché non sapete neanche da quanto sono letteralmente in partita. Oh! Il golf cart di Tiger Woods per gli amici, franco ovviamente. È sporco tendenzialmente di sabbia e di fango. Continuerei a utilizzare casomai la manichetta da 25, ma secondo me nel giro di pochissimi secondi questo veicolo tornerà a essere pronto all'uso. Oh. Io non so neanche perché mi sono messo a pulire luoghi. Avrei dovuto ripulire semplicemente i veicoli. Guarda, la prossima volta accetto il lavoro all'autolavaggio, che è decisamente molto ma molto più semplice. Le macchine fanno buona parte del lavoro, poi arrivi tu e fai il resto e tanti saluti. Guarda, siamo già al 54%. Prima per fare il 3% ci volevano 20 minuti. Devo pulire anche tutti i cerchioni. Non mi dire che sei uno di quelli che... Ah, devi pulire anche gli pneumatici, ovvio. Ovvio, guarda qua sotto quanto sporco che c'è. Beh, sotto sotto non posso far miracoli nemmeno io, eh. Però intanto siamo al 61%. Ottimo, aspetta che anche qua è a posto. E tecnicamente è elettrico, quindi non è che dovrei schizzare acqua letteralmente dovunque. Ok, pulito il corpo, cerchione a posto, ottimo. Anche qua sotto dove lo sporco è più ossinato. 65%, aspetta che il tettuccio è uno schifo. Ma se ci salto sopra, voilà, in men che lo si dica. Oh, questo mi sta dando una soddisfazione che voi non ci avete idea. Più che altro ribadisco perché vedo i risultati. Yay! Ma io perché ho iniziato questo gioco? Ho capito che ti piace far visual facili, ponci ponci popopon, ma neanche troppo facili. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è lo sporco bastardo sul parabrezza qua, è una mia impressione. Ok, decisamente molto meglio. Siete riusciti a infangare perfino il sotto del tettuccio. Dai, John, 94% è praticamente fatta. Passiamo anche il dietro. Olè. Guardateli, i ding. Non li riesco neanche più a contare praticamente. Ok, tettuccio a posto. Cos'è che resta praticamente sporco? Un po' qui, anche la zona qua frontale. Ottimo. Il volante qua come boia si chiama. Ok, e... Dai, cos'è che resta? È praticamente tutto bello pulito. Un po' il sedile qua forse, perfetto. Anche l'altro. E... Gioco, devi rompere i maroni per forza. Cosa manca? Ah, non li avevo notati. Guardate questi quanto sono sporchi. Perfetto. Forse anche l'altro. No, l'altro era già bello ripulito. E dalla regia mi dicono anche il paraurti. Vabbè, ma c'è tipo una macchiolina lì. Olè, lavoro completato. Non so neanche quanti soldi mi hanno dato. $50. Ci ho messo nemmeno a guadagnarci $50 qua che tutto il resto. Però, ragazzi, oh, è spettacolo, eh. Men che non si dica. Siamo pronti a solcare di nuovo i campi da golf. Ah, meno male, però non ho neanche metà... Oh, anzi, ho a malapena metà del denaro che mi serve. Oh, beh, dai, non so voi, ma io noto una leggera differenza fra prima e dopo. Leggerissima, e non ho ancora finito il lavoro perché ancora risplende di luce propria, come potete notare, anzi di sporco proprio. Però dai, comincio a notare una leggerissima differenza. Si nota dove ho pulito e dove non ho pulito. Per fortuna che questo gioco lo sporco è così evidente che sembra quasi facilitato. Dico sembra perché in molti non si rendono conto di quanto siano difficili a volte i giochi che porto io. Poi infatti me li chiedete sempre nei commenti: ma Lon, ma perché non continui questo gioco? Perché di solito o le serie vanno male oppure mi richiedono decisamente troppo tempo e ho già abbastanza gravosi problemi di salute. Ok, decisamente molto meglio. Mamma mia, spero che non vengano fuori altri parchi gioco all'interno di questo gioco. Scusate, il gioco di parole. Devo smettere di farlo. Altrimenti mi licenzio tantissimo e vado davvero a vendere il mio corpo. Ok, questa l'abbiamo quasi praticamente finita. È che davvero a terra lo sporco è straostinato. Devo usare la scaletta perché io ho pulito sotto, ma sopra mi sono rifiutato di andare. Più su ciccia, più su, bravo, aspetta che non volo di sotto. E infatti lo si nota giusto un attimino dove non sono passato. Aspetta, 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 olè. Per fortuna è solo un po' di fango e nulla di più. Volevo almeno prendermi i soldi di sta cavolo di giostrina. Pensate nella vita vera che rischieresti tantissimo di scivolare fra le sbarre. Porco cane, sono difficili da passare, eh. Più di quanto uno si possa immaginare. Guardalo! Dato che sono passato da sopra, ovviamente, lo sporco qua sotto è rimasto lì ad attendermi in un angolino nascosto.
Ok, dai, che questo dovrebbe essere proprio la parte finale. Ma il gioco dice: no, Lon, devi pulire meglio perché non hai un getto con abbastanza pressione, perché sei un bambino povero che non si può permettere un'idropulitrice decente. Sì, sì. Non ho visto quanto mi hanno pagato e non lo voglio neanche sapere. Oh, decisamente molto meglio. Allora dovrei anche pulire qua sotto. Ma mi sta salendo il peggio schifo. Ah, mio Dio. Potrei provare a utilizzare oggetto più grande, ma già questo sta avendo parecchie difficoltà. Quanto stiamo? $656. Ciaone. Perfetto, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Devo solo dare una passata a questo schifosissimo pavimento e poi proverò a ripulire anche un'altra zona, perché il legno messo così morò. Spero almeno che tutta l'acqua che sto utilizzando per sto cavolo di parchetto la paghi il comune e che non le addebitino a me, perché porco cane, oh. Cioè, con tutta l'acqua che ho sprecato solo per sto cavolo di parco giochi pulito al 57%, cioè, non lo so, ci dissetavi il 30% dei bambini africani, poveretti. Aspetta, aspetta, il ponte ha un indicatore dedicato, questo vuol dire che forse ci guadagnerò dei soldini se riesco a ripulirlo. Mi piace che almeno questo parco giochi è bello colorato, cioè, quantomeno lo era sotto tutto lo strato di sporco. Ah, il che ti mette una sorta di allegria, fin tanto che non sei tu che lo devi pulire. Come siamo messi qua sotto? Ok, qua sotto abbiamo fatto un buon lavoro, ma da quest'altro lato c'è ancora un po' di sporco annidiato letteralmente dovunque. Ammetto, le giostre mi sono sempre piaciute, anche da bambino, onestamente. Cioè, andavo anche alle medie, sarò onesto con voi, mi è sempre piaciuto il parchetto, soprattutto con l'altalena e il resto. C'è neanche un'altalena in sto parchetto, ma che tristezza. Allora, aspetta che provo a passare da sopra. Vediamo un po'. Porco cane. Ok, il tetto intanto l'ho ripulito al 100%. Dicevo, vediamo un po' se riesco a finire il lavoro sul ponte. Qua non sono mai stato. Oh, ecco dov'era il resto dello sporco della torre. Ora l'ho scoperto. Allora, togliamo tutto lo schifo da qui, anche dal resto delle varie sbarrette del ponte, sperando che il gioco mi abboni qualcosa, ma... perché ovviamente se vedete a questo lato non trovi il resto dello sporco ad attenderti. Ah, oh, ponticello ripulito da cima a fondo. Sta torre mi perseguiterà, come ho detto, anche nei miei incubi. È qualcosa di incredibile. Oh, nel frattempo abbiamo raggiunto il 60% e dalla regia mi dicono che abbiamo sbloccato un nuovo lavoro. Non sarà qualcosa di semplice, sarà qualcosa da porco supremo. Oh, grazie, molto gentile. Intanto mi scrive qualcuno che non so chi cavolo sia. Ah, fatemi dare un'occhiata. Nuovi lavori. Ma voi siete scemi nel cervello. Ma già questo bungalow effettivamente ti fa capire che tirerai parecchi porchi. Ma sta cavolo di casa è decisamente molto più grande. No. Per favore no. Guardate, resto qua a pulire i parchetti piuttosto. Allora, dammi un secondo per alternare ancora un po'. Guardate, ho trovato i giochi quelli coi dadi. Un tempo erano dadi, adesso sono cumuli di malattie non meglio specificate. Aspetta. Oh, guarda, c'era effettivamente qualcosa sotto tutto lo sporco. Chi l'avrebbe mai detto? Mamma mia, sì, la mia voglia di vivere c'è sotto tutto lo sporco. Oddio, ora li devo pulire sia sotto che sopra. Lon, sono dadi, quindi hanno 6 facce. Te le spacco tutte io le facce a pugni, porca di quelli per porca. Ah, se ho capito bene, dovrebbe essere il tris fatto coi dadi. Quindi ci dovrebbero essere le X, i cerchi e via dicendo. Cioè, non so come funzioni. Ah, ma decisamente molto meglio. Però aspetta, rimane lo sporco sulle asticelle. Abbiamo solo ripulito i dadi. E che cocchio, sembrava troppo bello per essere vero. Ok, siamo appena a $731 con l'idropulitrice. È un sogno che mi sembra sempre, sempre più distante. Vediamo se mi pagano almeno per questo lavoro. Grazie, molto gentili. Credo sia stato $1. Mi viene veramente da piangere. Siamo appena al 65%. Però almeno, cioè, a parte le varie torri, potete vedere che il resto del parchetto è messo molto ma molto meglio. Oh, guarda, c'era ancora una panchina. Il resto dovrei averle già ripulite tutte io. Ma ammetto, le panchine sono decisamente gli unici oggetti di questo parco che mi danno un po' di soddisfazione e non mi fanno tirare troppi porchi. Guarda quanto è bella, vorrei sedermici e dormire o mettimici a piangere. Mi metto in posizione fetale e comincio a piangere con l'idropulitrice in mano. Non sono lacrime, anzi, di sto passo posso alimentare l'idropulitrice stessa con le mie lacrime. Ok, mi resta solo un po' di sporco qua sotto. E bravo giochino che mi hai fatto il ding. 66%. Bene, allora con cos'altro ci possiamo divertire? Il bello è che dopo un'ora che utilizzavo la scala ho scoperto che potevo salire direttamente da qua. Ma poi mi sono messo anche a talpare con i piedi sporchi tutto il resto delle zone che avevo già ripulito. Facciamo finta di nulla.
Allora, questa parte con la rete in teoria ce la dovrebbero pagare separatamente. Aspetta un secondo che gli do una bella ripulita. Come faccio a pulire dall'altro lato, tuttavia? Cioè, come? Certo, diventa tipo il rover di Elon Musk. Porco cane, che per trovare quel centimetro quadrato di sporco ci è voluta tutta la vita. Oh, ma dai, mi devo mettere anche a pulire la zona esterna del parchetto così. No, gioco, non stiamo a fare i bastardi. Sarò onesto con voi, più guardo lo sporco e più mi sembra che si stia spostando, non lo so, diffondendo. È tipo la muffa su Resident Evil 7, te la ritrovi davvero letteralmente dovunque. Sta torre, oh, non riesco a pulirla. È 3 ore che ci schizzo sopra, detto che sono male, ma ci siamo capiti. Non riesco mai a pulirla completamente, ho provato anche a pulire i pavimenti, un pochettino meglio. Però, quando poi premi tab, ti salgono le peggio ansie. Guarda qua. No, cioè, bello dopo, ma prima e durante, invece, non li calcola mai nessuno. Aspetta che prendo quella boia di scala, perché voglio dare anche una pulita al tetto. Ecco qua, cercando di non volare di sotto. Posso rimanere sulla scala? In effetti sì. Intanto che non mi avvicino troppo con l'idropulitrice, dovrei riuscire a ripulire anche questo bellissimo tettuccio raffa. Ah, ecco perché il tetto non riuscivo a farlo al 100%. Zlon, svegliati, santo cielo, c'era anche la zona esterna. Yay! Il gioco me l'ha abbonata perché ha visto che mi sto un attimino alterando dopo oltre un'ora e un quarto che sono in sto cavolo di parco e siamo solo al 73%. Ah, ce la sto facendo. Ribadisco, gioco calmo e rilassante. Marò. Cioè, e io pensavo che la casa dello scorso episodio fosse bastarda con tutto il laghetto sporco. No, ragazzi, non avete provato questo gioco. Io vi dico, provatelo. Non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato. Parco cane. Ma fidatevi che lo sto pagando più a livello di salute e di traumi psicologici che di portafoglio. Oh, perfetto. In alto a sinistra potete notare che, la barretta della torre era praticamente arrivata alla fine. Decisamente molto meglio. Il ponticello invece non se la passa. Poi così bene, mi sa che mi conviene scendere di sotto. Sì, altrimenti fra un'ora siamo ancora qua. Quest'altra torre è quella messa peggio, ma siamo al 78% e credo che sia la parte più ostica che ci resti da pulire oltre. Sì, il pavimento è anche ostico. Aspetta un secondo. Non avevo finito di pulire. Oh mio Dio, lo scivolo. Non l'hai fatto, vero? Non l'hai fatto. No, non l'ho fatto sotto. Scusami, porco cane, Lon. Gioco, giuro che se non mi abbuoni un po' di scivolo, io ti disinstallo. Fai quel maledetto ding e tanti saluti. Guarda che roba. C'è lo sporco che si è annidiato in tutti gli anfratti anali maledetti. E che faccio fatica a riconoscerlo nonostante il pratico comando. Non so se ti conti anche tutti. Aspetta, non mi dire che sopra, magari da quest'altro lato. Ciccio, abbassati. Sì, ma sali, abbassati. Ah, eccolo, dov'era il bastardo? Ah, onestamente penso che molti bambini che hanno giocato in questo parco siano tornati a casa con malattie strane, l'ho detto più volte. Problemi respiratori e chi più ne ha più ne metta, perché non è possibile che nessuno si sia accorto che si stava diffondendo l'Ebola in sto cavolo di posto. Aspetta che alcune parti non le avevo ripulite. Non ci capisco più niente, nemmeno io. Oh, ha fatto ding, yay. Oh, maronne. Il mio cervello sta collassando pian pianino. Mamma mia, ok. Tecnicamente mi resta solo questa torre e il pavimento, perché il resto del parco è a postissimo. Quanto sei bello. Oh, porco cane, ci sono anche gli sgabelli. Pure gli sgabelli mi avete messo. Certo, così adesso devo pulire non solo il punto in cui ti siedi, ma anche sotto le maledettissime sbarrette, i porchi supremi che mi stanno salendo, che voi popo non ci avete idea, e anche gli altri angoli più difficili da raggiungere. Gioco, fammi ding. Ah, bravo gioco. Gioco ormai ha capito quando io sto per prendere a pugni lo schermo e quindi alcune cose me le abbona direttamente. 91%! Non mi ero accorto. Ormai sono in partita talmente tanto tempo che ho perso la cognizione del tempo, dello spazio. Ormai per me esistono solo poche ma buone verità. L'idropulitrice è la mia unica amica e lo sporco deve essere eliminato da cima a fondo. Perfetto, siamo quasi alla fine della pulizia della suddetta torre. Non restano troppe zone. Cioè, mi manca il tetto della torre. Aspetta, vediamo se può fargli fare ding. Guardalo. Ma, oh no, aspetta, questo è un coso dedicato. Perché mi dovete odiare così tanto? Ah, è tipo uno pseudo baretto. Oh, adesso mi sono accorto. Perfetto.
Te ci metti molto meglio, 94%. Resta il tettuccio, come dicevo. Aspetta, fammi prendere quella boia di scala. Scala! Dove sei? Se giuro, non è arrivato nessun bambino, per fortuna, perché sennò lo legavo male male. Aspetta un attimo, la parete di roccia è ancora così sporca. Oh, c'era la parte dietro, ovviamente. Mi sembrava strano che non ci fosse la fregatura. Men che non si dica, dovrebbe fare ding anche questa. Giuro che se non fai ding entro 10 secondi, brava. E abbiamo anche il pavimento sporco. Ribadisco, sta macchinetta perde troppa pressione e dannazione sulle lunghe distanze. Signori, 98%, il tetto è quasi pulito. Voglio sentire un ding entro i prossimi 10 secondi. O cominceranno a, o comincerò a cancellare i vari file del gioco. Porco cane, sono volato di sotto. Allora, non è un problema, perché il DeLong Gamer è in modalità tattica, non me ne frega più niente di vivere. E a sto punto ti schizzo tutto dalla distanza. In un modo o nell'altro io avrò il mio ding. Sì, ho avuto il ding. Perfetto. Ora credo che resti... Dimmi che è solo il pavimento, perché non so più nemmeno io. Sì, solo il pavimento del parco giochi. Allora, vediamo tirar fuori il mio caro buon vecchio oggetto da 25, che è più che sufficiente. E vedrete che nel giro di soli 10 minuti dovrei riuscire a ripulire la zona restante. Mamma mia. Davvero, questo gioco mi fa domandare cosa boia sto facendo con la mia vita. Perché? Perché ho iniziato una serie sulle pulizie, che a me le pulizie non piace neanche farle. Mi piace le cose pulite. Non mi piace fare le pulizie. Oh, sì, lavoro completato. Soli $150 e non mi posso neanche permettere la nuova idropulitrice. Yay! Rispetto a prima, in sole un'ora e mezza, non so nemmeno io quanto tempo sia passato, abbiamo ripulito tutta la zona. Ah, il primo bambino che vedo, come ho detto, prendo il getto, quello rotante, glielo sparo nell'occhio. Ti devo accecare, porco cane, gli amputo le manine. Che spettacolo di parco giochi. Ancora quella palla. Aspetta, aspetta, che non c'ho il getto abbastanza potente. Palla, ti devi levare dai maroni. Ah, bambini, andate a giocare da un'altra parte. Andate a giocare in mezzo alla strada. Non entrate in sto maledetto parchetto. Ottimo, ora non ci resta che gustarci il filmatino che ci fa scoprire quanti porchi ha dovuto tirare il DeLong Gamer prima di riuscire a ripulire tutto. Mamma mia, cioè questo sembra facile, ma questa è un'ora e mezza minimo della mia vita, siamo onesti. Gente, io direi che per questo traumaticissimo episodio ci possiamo fermare qua. Fammi vedere se mi ha sbloccato qualche speciale. Il gioco dice no, per fortuna, ma ricordo che il gioco è in accesso anticipato. Nel prossimo, di sicuro, avrò un paio di abitazioni da pulire. E se ho visto bene, ci sono abitazioni molto strane. Ce n'è una dentro una scarpa gigantesca, una roba assurda. Lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti. Altrimenti arrivo a casa vostra e vi inseguo male male con l'idropulitrice, quella col getto diretto che fa malissimo, ok? Ciao ciao!